Questo è il nuovo ordine globalista, deregolamentato, globalizzato, dove le chance sono sempre solo quelle della classe dominante, che potrà delocalizzare ove le convenga, potrà attrarre in ogni guisa masse di disperati da sfruttare senza pietà e con i quali abbassare le condizioni generali di vita, di esistenza e di lavoro e di salario della classe dominata nel suo complesso, che potrà appunto giovarsi di quella mondializzazione che altro non è se non il campo di battaglia a beneficio dei dominanti. Il nuovo ordine mondiale è al tempo stesso anche un nuovo ordine erotico, è un nuovo ordine erotico per le ragioni in parte già suddette, cioè è un ordine che deve per imporsi disgregare l'etica familiare, deve dissolvere ogni eticità a partire dal fondamento primario di ogni etica e quindi di ogni politica, appunto di cui la famiglia è il primo fondamento. Non per caso il maestro di color che sanno, Aristotele, parte nella Politica, quindi un testo consacrato alla vita della polis, alle forme governative che contraddistinguono la dimensione del politikon, parte non per caso dalla famiglia, perché la famiglia è la cellula basica di ogni comunità politica, essendo la polis, scrive lo Stagirita, l'aggregazione di più famiglie che diventano una tribù, diremmo oggi, diventano un villaggio, dice Aristotele, e da lì, dall'unione di più villaggi, nasce la polis. Ora è del tutto evidente che la logica iperindividualistica e deeticizzante del nuovo capitalismo globalizzante si regge sulla disarticolazione della famiglia e più in generale sulla disarticolazione di quella che potremmo definire, come ho provato a fare nel mio studio, il nuovo ordine erotico, si regge sulla disgregazione della veterosessualità. In luogo della veterosessualità, quella che trovava nella famiglia il suo compimento etico e spirituale, dove nella famiglia, dice Hegel, l'uomo dice alla donna non solo sei carne della mia carne, ma sei spirito del mio spirito, si innalza una dimensione etica e spirituale, quella che è la genesi dell'amore, cioè l'attrazione naturale tra la diversità dei sessi, sono sempre parole di Hegel che naturalmente la neolingua oggi respingerebbe anch'esse con apposite categorie coniate ad hoc. Bene, nella famiglia si eticizza l'attrazione naturale dei sessi, la dimensione naturale dell'amore e si passa a una dimensione spirituale più alta. La famiglia, in sintesi, è un nemico dal punto di vista della ragion liberista per tutta una serie di ragioni che ho cercato di enucleare nel mio studio Il nuovo ordine erotico e che voglio qui celermente richiamare in maniera impressionistica. In primo luogo, la famiglia è la confutazione del teorema dell'ordine liberista, della monadologia liberista canonizzata dalle parole di Margaret Thatcher: la società non esiste, esistono solo gli individui. Bene, contro la vulgata del pensiero liberista e thatcheriano occorre ripartire dall'etica classica aristotelica e poi tomista, secondo cui in realtà in principio è la comunità e non l'individuo. Ciascuno di noi viene al mondo all'interno di una microcomunità solida e solidale che è quella familiare, all'interno della quale vi sono rapporti sociali che sono estranei al dout des della forma merce, sono rapporti di altro genere, solidali, altruistici e relazionali. È difficile pensare a una madre che si relazioni al figlio secondo la logica del dout des, evidentemente. Ed è per questo che in una pagina memorabile dell'etica a Eudemo, Aristotele, che in ciò si pone ancora una volta come maestro per l'Occidente in fase di annichilimento sotto i segni del vuoto della forma merce, Aristotele scrive che le madri amano i loro figli in maniera del tutto disinteressata. Quando anche non potessero più vedere i loro figli, scrive Aristotele, continuerebbero ugualmente ad amarle. Tale è il rapporto che sfugge a ogni logica mercantile, un rapporto che perimetra uno spazio non solo altro rispetto a quello della forma merce, ma che è, per così dire, inespugnabile dalle logiche alienanti della forma merce. Questo è il primo e anche in parte già il secondo motivo per cui la famiglia è così palesemente avversata dal nuovo ordine mondiale
turbocapitalistico e dal nuovo ordine mentale gestito dai padroni del discorso, dai pretoriani del pensiero unico politicamente corretto ed eticamente corrotto, quelli che per intenderci diffamano l'idea stessa di famiglia come intrinsecamente omofobica, paternalistica, sessistica e femminicida. Cioè, di fatto, hanno come obiettivo promuovere un'emancipazione intesa sempre solo dal punto di vista della classe dominante. Ecco, la famiglia quindi è la prova provante che l'uomo viene al mondo già collocato in rapporti comunitari, è la prova provante del fatto che esiste uno spazio non espugnabile dalla logica alienante e illogica della forma merce, ed è ancora, per così dire, la prova che esiste una dimensione comunitaria che è la base stessa della società nel suo insieme, vorrei dire. Per spiegare questo punto mi richiamo ancora una volta solo per cenni alla figura dell'eticità, Sittlichkeit, sviluppata da Hegel nei lineamenti di filosofia del diritto del 1821 e poi sviluppata anche nelle lezioni pubblicate sparsamente in maniera diversa dai suoi, dopo la sua morte ad opera, grazie agli appunti presi dai suoi studenti a lezione. Ecco, Hegel tematizza come la famiglia sia la base originaria di ogni eticità, rispetto alla quale invece quello che noi definiremmo il mercato e che egli, Hegel, definiva il sistema dei bisogni e che invece per i moderni e contemporanei diventa il non plus ultra della libertà, bene, il mercato è la forma di perdita dell'eticità, perché se nella famiglia vige una forma di eticità relazionale solidale, nell'ambito del mercato vige invece una forma di competitivismo assoluto che tiene insieme la società solo sul fondamento dell'individualismo egoistico, secondo il modello disegnato da Adamo Smith nella Ricchezza delle Nazioni. Mi relaziono col birraio per avere la birra ed egli me la dà per avere il denaro corrispondente, proprio come mi relaziono con il macellaio per avere la carne ed egli me la dà dietro compenso. Una società di egoismi, una società insocievolmente socievole, commenterà Kant. Ecco, questa è la forma che per il punto di vista liberale corrisponde al non plus ultra della società, laddove invece dal punto di vista hegeliano corrisponde alla negazione di ogni etica sociale e a una sorta di individualismo acquisitivo portato ai suoi eccessi. Ecco perché dal punto di vista hegeliano si supera questa dimensione come riconquistando l'etico della famiglia portato a una dimensione sociale. Ecco allora che intervengono i sindacati, che Hegel chiama corporazioni, ecco perché interviene l'ambito della scuola pubblica, che è il luogo in cui l'educazione dei figli viene sviluppata in una dimensione che è esterna rispetto alla cerchia familiare, ecco perché si giunge poi allo Stato, per venire al dunque, come compimento dell'eticità, lo Stato inteso come potenza che sta sopra il mercato, che lo disciplina, o per usare una magnifica formula hegeliana, lo Stato come potenza in grado di disciplinare la bestia selvatica del mercato. L'odierna società a competitivismo integrale, la società della liberalizzazione dei consumi e dei costumi, deve disgregare ogni forma di etica comunitaria per far sì che a sopravvivere sia soltanto il sistema dei bisogni, direbbe Hegel, il mercato, diciamo più prosaicamente noi. Non soltanto, ma di modo che l'intero ambito dell'abitare la società si riconfiguri secondo geometrie di tipo mercatistico, dove soltanto la relazione mediata dalla forma merce tenga insieme una società ridotta a società di consumatori, dove spariscono i diritti dello Stato e della cittadinanza e subentrano merci disponibili in astratto per tutti e in concreto per chi possa permettersele, dove sparisce ogni forma di etica comunitaria e la società tutta diventa insocievolmente socievole. Questo appare nitidamente se consideriamo l'aspetto dell'ambito della cittadinanza, naturalmente. Nell'ambito della cittadinanza, per quel che riguarda la nostra modernità, vi erano diritti che spettavano a ogni cittadino, quale che fosse la sua posizione sociale, evidentemente. Nell'ambito della società ridefinita come mercato, i diritti diventano merci e le merci sono disponibili secondo la logica del consumo. Ripeto, astrattamente disponibili, accessibili a tutti, concretamente a chi possa permettersele. Ecco il segreto della privatizzazione, che meglio andrebbe
ridefinita come aggressione preordinata ai danni dei beni pubblici e come trasformazione dei diritti in merci disponibili. Anche la logica dei cosiddetti diritti civili, di cui tanto si favella oggi, in realtà corrisponde appieno a questa dimensione di ridefinizione dei beni comuni come merci disponibili. I diritti civili oggi figurano in larga parte come capricci individualistici di consumo dei ceti possidenti, che aspirano a trasformare in diritti i loro desideri di consumo, di modo che tramite un atto di giuridificazione figurino come diritti stabiliti dalla legge quelli che sono in realtà i loro più vieti diritti di consumatori. L'utero in affitto rappresenta un caso da manuale da questo punto di vista. Ecco,